There was a time when at the fall of the sun, a terrifying and demonic creature reigned upon the darkness of night. Nothing could stop its thirst for blood. Nothing and no one dared to oppose the Lord of Darkness. No one even dared to pronounce his name. Because it was Dracula. Il mio Dracula sarà un film, penso, pieno di sentimento, perché Dracula è anche un sentimentale. Dracula ama, odia, ama pure molto, ama molto. E quindi, però, con una forza, un appeal, una grinta che è un po' tipica del mio cinema, del mio modo di fare il cinema. Il di Dracula mi affascina molto, oltre lui, Dracula, mi affascina molto il personaggio di Mina, la donna che lui ama disperatamente, più di ogni altra cosa, per la quale si sacrifica poi. Sarà un film piuttosto robusto, vorrei fare, un film forte, secondo anche il mio stile. Mi ha sempre affascinato il personaggio di Dracula. Tutti i film che sono stati fatti su Dracula sono stati dei piccoli capolavori, sono anche i vecchi film, i film muti. Tutti avevano il personaggio di Dracula con la sua forza, la sua vita, la carica di vitalità, erano film importanti veramente. Il film verrà girato in 3D, la tecnologia è migliorata moltissimo dai primi film 3D di 2-3 anni fa e anche dalla tecnologia 3D dei cartoni animati. Penso che queste nuove macchine, dove si possa muovere la scena in modo più forte, più sicuro, in cui gli attori possano entrare e uscire dallo schermo in modo veramente forte, sicuro. E poi appunto io mi fiderò molto di questa nuova tecnologia, perché io sono appassionato di tecnologie e questa nuova penso che sia molto molto interessante. Per gli effetti speciali userò la computer grafica e molti effetti fatti proprio protostatici, proprio fatti dal vero, perché non si può prescindere da quello. Il fatto di fare dei film horror in 3D vuol dire semplicemente mettersi al passo con le nuove tecnologie, con i nuovi sistemi. Dracula è il principe delle tenebre, è sempre stato così, è sempre sarà così, è il maestro di ogni pazzia, di ogni follia sanguinaria. Quindi è il massimo, è l'inconcepibile, assolutamente inarrivabile. No one even dared to pronounce his name.